Ecco, vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato in Betlehem un virgulto di stirpe nuova, il Cristo Salvatore, il Salvatore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi: colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ogni tanto la preghiera che mi vieni di fare è questa: dico, Signore, meno male che mi hai dato qualche anno in più, perché posso, cioè, sono riuscito a capire delle cose che qualche anno fa non capivo assolutamente. E molto merito lo devo alle comunità che ho la fortuna, ecco, di servire, perché il mio compito è il servizio. E direi che la comunità ti spinge, ti sostiene, ti arricchisce,
Se noi comprendessimo questo, non avremmo la tentazione di fare i cani sciolti, no? Perché dar da soli, faccio da soli, penso da solo, mi confronto da solo, è una testa, no? Ah, io Dio ci parlo sempre, io parlo io, poi rispondo io, sempre, no? Avete sentito il Vangelo bene? Che lui è la parola, il verbo, la parola di Dio che è stata data a noi per rivelare il mistero, il senso di quello che siamo e di quello che facciamo e la prospettiva. Allora, se Gesù è la parola, bisogna che io trovi la maniera di intercettarlo, di fermarmi, di cominciare a discutere con lui. La fede non è facile per niente, sapete? È più facile perdere la fede, o è più facile trascurarla. Ma avere una fede che abbia fondamento, che sostenga tutto quel po' di problemi che la vita tutti i giorni ti porta e ti carica sulle spalle, non è mica facile per niente. E allora c'è bisogno proprio in continuazione di cercarlo, di interrogarlo, perché avete sentito, Dio nessuno l'ha mai visto. Diffidate di quelli che lo vedono, diffidate di quelli che la notte invece di dormire vedono, hanno le visioni, diffidate. Nel nome del Vangelo ve lo dico, perché nessuno l'ha mai visto. L'unica manifestazione di Dio è il Signore Gesù, che si fa però visibile uomo, non dall'alto dei cieli, ma dal basso. Io sono un uomo del Novecento, il mio secolo è il Novecento, questo è ancora, no? Appena iniziato. A un certo punto del Novecento, sotto la spinta delle ideologie forti come l'illuminismo, lo stesso nazismo, il marxismo, eccetera, si è arrivati a dire Dio è morto. Oh, finalmente ci mettiamo una pietra sopra perché Dio è morto e liberi tutti. Ci siamo tolti un peso, no? Dio è morto. C'è una bellissima canzone che dei Nomadi, vero, se non sbaglio? Perché sono i Nomadi, vero? Guccini. Dio è morto, il titolo era proprio questo. Dopo poi era troppo forte, gli hanno fatto aggiungere una strofa che però vive ancora, no? Gli è andato un po' ancora un 48 ore, via, insomma, no? Dio è morto. Sapete adesso come si comincia a dire? Sono già stati scritti delle belle pubblicazioni. Il prossimo è morto. Cioè la morte di Dio ha travolto l'uomo, travolge l'uomo. Se spegni la luce, avete sentito? Veniva nel mondo la luce vera che illumina ogni uomo. Se lo fai fuori, l'uomo è fritto, è perso. La novità del Natale è proprio quello di farti vedere, stai attento che hai davanti una cosa sacra, che è la vita. Una cosa sacra, fermati. A nessuno è permesso di prevaricare, a nessuno, perché se tu prevarichi quella vita lì semplice, quel bambino, tu vai contro Dio stesso.